La missione non è un'attività, è il paradigma di tutta la pastorale. Detto altrimenti, nello stile colorito che piace a Francesco, no ad una chiesa già soddisfatta e sicura di quel che ha raggiunto, che ha fatto indigestione di abbondanza immaginaria. Così parla Papa Bergoglio in un videomessaggio con destinazione il santuario di Guadalupe in Messico, nell'occasione di un pellegrinaggio incontro sulla nuova evangelizzazione. E basta, ammonisce deciso, con quel luogo comune che più o meno suona si è fatto sempre così. Ci vuole creatività, audacia, senza escludere nessuno, portando a tutti l'inesauribile misericordia del Signore. E soprattutto pazienza, raccomanda il Pontefice, uscire verso le periferie esistenziali non con i modi di chi ha solo nuovi obblighi da imporre, pronto sempre a rimproverare e lamentare. Bisogna saper presentare il messaggio cristiano in maniera serena e graduale, con il profumo del Vangelo, privilegiando dapprima l'essenziale e il più necessario, ovvero la bellezza dell'amore di Dio. Ma per tutto questo servono pastori che non abbiano l'atteggiamento del principe o del funzionario, attenti per lo più alla disciplina, alle regole e all'organizzazione. Ci vogliono e vanno perciò formati ministri capaci di incontro, dialogo e di infiammare il cuore. E no, ancora, alla tentazione del clericalismo, che specie in America Latina, conclude il Papa, tanto danno fa allo sviluppo di un laicato maturo.